Allora, altro video in cui non si vede la mia faccia per un'altra protesta contro un arbitraggio ancora più indecente di quello dell'anno scorso, ma non tanto per i vari errori che ci sono stati a livello di valutazione di certe dinamiche sui falli che Sponda Como li hanno favoriti e Sponda Cagliari ci hanno sfavorito, tanto per il fatto che Di Bello è veramente, a mio parere, un arbitro terribile, ripeto, con un criterio completamente disordinato e indecifrabile, un po' anarchico rispetto a quelle che erano le premesse sulle nuove regole che avevano tanto decantato, insomma, chi si fa da portavoce per le direzioni arbitrali. Comunque, Cagliari Como 1-1. Pareggio direi giusto, partita dai due volti, primo tempo bello proprio da vedere, cerco di parlare proprio in maniera oggettiva, primo tempo bello da vedere, due belle squadre, come prevedevo il Cagliari ha fatto almeno un primo tempo più attendista, attento, meticoloso e l'avevamo sbloccata noi proprio su un calcio piazzato ben studiato, in generale il Cagliari giocava sulle seconde palle, sulle ripartenze. Nel secondo tempo sono saltati gli schemi di entrambe le squadre, molta stanchezza, pochi minuti sulle gambe, gambe pesanti. Direi che il pareggio è giusto perché da una parte il Cagliari nel secondo tempo non è riuscito a essere arrembante, dall'altra parte è giusto anche perché il Como, nonostante nel secondo tempo abbia avuto più occasioni, insomma, io ho voluto bene ad Alberto Cerri. Magari chi mi segue da poco non lo sa, io feci anche un video di tributo ad Alberto Cerri per salutarlo quando andò via da Cagliari, perché non è colpa sua se fu pagato 10 milioni per prelevarlo dalla Juventus. È un giocatore obiettivamente scarso, ma che secondo me non fu valorizzato nella maniera migliore da nessun allenatore a Cagliari. Oggi è stato veramente, mi ha fatto innervosire a tal punto quasi da odiarlo. Per l'atteggiamento che ha avuto, per tante cose, però d'altra parte, tornando a bomba, il pareggio è meritato anche Sponda Comasca perché se ti affidi ad Alberto Cerri per cercare il pareggio in Serie A, credo che sia completamente fuori strada. E anche comunque per il fatto che il Como nel creare più occasioni a fine gara non è stato lucido. Quindi un pareggio giusto per come è andata la gara. Sono contento, molto contento della tenuta difensiva. Nonostante, ripeto, alcuni svarioni a fine gara, però complessivamente atteniamoci al fatto che Nicola giustamente dice che ci vorranno 9-10 partite per inquadrare tatticamente la squadra e per entrare in condizione. Però se le premesse a livello difensivo sono queste, non mi posso lamentare. Ma andiamo a dare le pagelle perché ho qualcosa da dire su alcuni singoli. Alcune cose positive, altre molto, ma molto, ma molto, ma molto negative. Andiamo con ordine, Scuffet 6 più. Partita di ordinaria amministrazione più un paio di parate importanti che ci hanno concesso di non perdere. Gli darei anche 6 e mezzo. Sì, gli do 6 e mezzo, voglio essere buono. Andiamo alla difesa. Zappa. Nel secondo tempo ha avuto qualche svarione, ma nel primo tempo ha fatto una partita difensivamente perfetta. Io lo voglio premiare con un 6 più, perché sta giocando in un ruolo in cui non è abituato. È migliorato molto difensivamente, almeno oggi l'ho visto molto bene, lo voglio premiare. Ha avuto una disattenzione clamorosa, poi ne ha avute un altro paio di svarioni, però consci del fatto che sia un ruolo nuovo per lui e visti, secondo me, quelli che sono dei lampanti miglioramenti difensivi, io tendo ad un 6 più. Ricordiamo che non abbiamo perso. Quindi 6 più per il nostro Gabrielone, Mina. Che gli vuoi dare a Mina? 7,5, gli darei 8 se avessimo vinto, però partita sontuosa di Mina, chiude con un'eleganza, con una tranquillità, con una nonchalance e con una precisione
che mi viene da chiedermi come abbiano fatto grandi squadre a non prenderlo in considerazione. Cioè, per il nostro livello, Mina credo non ci faccia nulla a Cagliari, ma finché rimane qua siamo veramente fortunati. Partita sontuosa di Gerry Mina. Luperto ha avuto una piccola grande disattenzione, però partita di direi ordinaria amministrazione, attento nelle chiusure. 6 e mezzo, 6 e mezzo, ottima gara anche di Sebastiano Luperto. Andiamo in mediana, Matteo Prati ha rimediato un'ammonizione, alcuni passaggi un po' imprecisi. Oggi era un po' in ombra Prati, forse non era la partita giusta per metterlo, forse per il fatto di aver fatto il play classico si è visto poco. Io gli do un 6, che sarebbe quasi un senza voto. Partita un po' in sì, c'è cioè un po' in sapore di Prati, però non è da buttare, nel senso, meglio una partita anonima che una partita di disastri. Quindi 6 a Matteo Prati. L'espulsione la vedo, l'ammonizione, scusate, non so se l'ho detto anche prima, espulsione o ammonizione, comunque l'ammonizione che ha preso la vedo come una cosa positiva, perché credo che Cagliari sia una piazza in cui tu anche con le ammonizioni dimostri attaccamento, dimostri voglia e grinta. Quindi Prati, sei promosso. Marin, ho visto i fantasmi del morto che cammina che avevamo 3 stagioni fa. Alcuni buoni guizzi, però anche alcuni buoni recuperi di palla. Io gli do un 6, mi aspetto molto di più visto il prestagione che ha fatto, però un 6 a Marin non glielo toglie nessuno, un po' in ombra, però comunque una prestazione sufficiente. Dejola ha sbagliato un passaggio in 90 minuti. Dai, venitemi a rompere i coglioni anche stasera sulla prestazione di Dejola, che non è da Serie A. Ha sbagliato un passaggio in 90 minuti. Uno. Uno. Dejola, con tutta la merda che ti prendi, con tutti i tifosi che partono prevenuti su di te e con la prestazione di sostanza e di ordine che hai fatto oggi, io per tutte queste cose ti premio con un 7. Dai, andate a rompere i coglioni a Dejola ancora. Ha sbagliato un passaggio in 90 minuti. Dai, rompetegli il cazzo. A chi gli rompe il cazzo nei commenti lo banno. Dejola, 7. Augello. Partita, prestazione difensiva tranquilla, prestazione offensiva decisamente buona. Io ad Augello gli do 7, ha fatto veramente un'ottima partita a livello offensivo. Intanto mi è uscita la notifica del video di Miro che si intitola "Zappa non è un centrale". Miro, ti rispondo qua, hai ragione, Zappa non è un centrale, però il primo tempo difensivo di Zappa è stato perfetto, Miro, secondo me. Esigo, voglio confronto in live, te lo chiedo ufficialmente. Appena potremo, tutti e due ci incontreremo per una bella live e dibatteremo su questo. Anche perché Mattia sarà meno attivo da ora in avanti per via di Erasmus, cazzi suoi. Quindi mi consegna la sua eredità e sarò io da oggi il principale antagonista di Miro. Miro, ti voglio bene, spero un giorno di finalmente di vederti dal vivo a Roma per baciarti la pelata e farti le mie più grandi riverenze. Quindi Augello 7. Azzi, tutto bene finché non tira in porta e finché non crossa. Ha azzeccato un cross su forse 10 che ne ha provato. Ha fatto un tiro in porta che meglio non ricordarcelo. Ai piedi da Fabbro, peccato perché ha fatto alcune serpentine importanti. Ha i guizzi da brasiliano, che possono comunque essere utili in momenti in cui devi uscire da situazioni complicate. 6 e mezzo. Se questo è il Paolo Daccazzi che ci consegna Davide Nicola, è un Paolo Daccazzi da 6 e mezzo. Bravo Paolino, bravo, bravo, bravo. Andiamo in avanti. Piccoli Luvumbo, piccoli, hai segnato. Credo che tu stia iniziando a capire cosa vuoi fare da grande. Scusa il gioco di parole col tuo cognome. Penso che puoi essere un rapace d'area molto utile. Hai segnato, hai fatto una buona prestazione, io ti premio con un 8. So che sembra molto gonfiato, però ha fatto gol, ha giocato bene. Io piccoli lo premio con un bel 8 in pagella. Luvumbo, si sono visti sprazzi del miglior Luvumbo.
sta riuscendo a sprecare meno energie sulla corsa, su strappi magari un po' più prevedibili. Quel palo che ha preso nel primo tempo trema ancora. Luvumbo, se questo sei tu, e se riesci a essere ancora più concreto e cinico, io oggi ti premio con un 7. Bravo, bravo Zito, sei anche tornato una volta in difesa. Zito, 7. 7 perché riconosco il tuo miglioramento e la tua voglia di migliorarti. Andiamo ai subentrati, a dopo, qua arriviamo alle note dolenti, a dopo, mi dispiace. Non solo per il fatto che non hai azzeccato forse un passaggio su tanti che hai provato a fare. Hai fatto un intervento in interdizione, ma la cosa che mi imbestialisce, non mi ricordo se fosse l'85esimo, comunque sul fine gara, avevi il portatore di palla del Como davanti a te e per mantenere la marcatura sulla mezzala ti sei spostato sulla sinistra per farlo passare. È un errore elementare che non ti puoi permettere. Darì, io ti do tutta la fiducia del mondo, per carità del Signore. Ho fiducia in te, ho fiducia in Nicola che ti fa giocare per fare un certo tipo di ruolo, ma cerca di capire che ruolo tu hai in questo Cagliari. Perché oggi non mi hai dato niente. Non voglio essere troppo cattivo, io ti do 5. Ma questo 5 in un altro momento della stagione e contro un altro avversario sarebbe potuto essere un 4,5. Ti do 5 sperando che tu possa capire cosa vuoi fare da grande in questo Cagliari. E me lo auguro con tutto il cuore. Un 5, ma speranzoso del fatto che potrai farlo diventare un 6, un 7 e un 8 come il tuo numero di maglia. Erediti un numero pesante, ricordati. Chi altro è entrato? La Padula, un po' in ombra, però si sbatte, si impegna, ha provato a fare da rapace, ha provato a recuperare alcuni palloni sporchi. 6,5 per l'attitudine con cui sei entrato. Io non so poi che fine farai, se resterai qua, se andrai via. L'impegno è encomiabile, negli ultimi minuti puoi essere anche utile. Io ti premio con un 6,5, conscio anche del fatto che, figlio mio, sei alto quanto me, io sono 1,60 m. Non so con questa altezza qua quanto tu possa dare in momenti in cui servono delle torri, però 6,5, comunque io valuto il campo. Pavoletti, molto in ombra, senza voto, sarebbe un 6, però senza voto, hai giocato troppo poco per poter essere valutato dal sottoscritto. E mi dispiace che tu non sia riuscito a incidere, però molte interruzioni a fine gara, insomma. Non ti do il voto per questo motivo. Non che tu guardi i miei video, anzi sicuramente no. Però di chi mi dimentico? Palomino e Obert. Obert senza voto, non ha fatto nessuna cosa degna di nota, né in positivo né in negativo. Palomino, avevi iniziato bene, poi hai avuto quello svarione sul tentativo di Cerri, che mamma mia. Palomino, 5,5, rimandato a giudizio, prendilo come un rinviato a giudizio, un 5,5 che sa di rimandato più che di prestazione negativa. Comunque, una buona prestazione da parte della squadra, una buona tenuta difensiva. Offensivamente manca qualcosa. Giulini, caccia la grana e prendi Gaetano e prendi anche una punta, per favore.